Apre al pubblico l'ascensore di Monte Echia, situata nel punto in cui via Santa Lucia incontra via Chiatamone. Sono passati 18 anni dal progetto primordiale, ciò rende l'opera una delle più attese in città dopo una lunga fase di realizzazione, sia sul piano tecnico che burocratico. Il promontorio del Monte Echia si staglia sul Golfo di Napoli, fra il borgo di Santa Lucia ad est e la conca di Chiaia ad ovest. L'ascensore, che verrà gestita ora da ANM, azienda napoletana mobilità, contribuisce a rendere il luogo ancora di più uno strumento turistico. All'inaugurazione ufficiale ha partecipato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, accompagnato dall'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza e dal direttore generale di ANM Francesco Favo. Diventa un luogo che noi restituiamo in primis ai napoletani, che spesso molti forse non hanno neanche mai visto questo spazio. Poi ai tantissimi turisti che dal lungomare potranno salire in pochissimo tempo per ammirare uno dei più bei panorami che noi abbiamo nella nostra città. Oggi si può ammirare tutta Napoli da Capodimonte, passando per il Vesuvio, per Sorrento, Capri, fino a Posillipo, quindi è uno spettacolo bellissimo. Questo è un sistema di trasporto che collega, se volete, anche Fuorigrotta, perché tu da Fuorigrotta l'interscambio a Santa Maria degli Angeli, vieni qui e scendi a Santa Lucia, per cui è una rete di trasporto che stiamo istituzionalizzando. Oltre all'impianto d'avanguardia con due ascensori in funzione dalle 7 alle 22 che possono trasportare fino a 34 persone, i lavori hanno interessato anche la riqualificazione del Belvedere. Ascensore gratuito per tutti gli abbonati ANM per i residenti della collina. Previsto invece il costo sperimentale per un mese di 1,30 euro per un singolo ticket di accesso agli ascensori.